Riccardo Cristiano, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, seconda sessione. Siamo in compagnia di Igor Boni, che è presidente dell'Associazione Radicale Aglietta, giusto, di Torino, vero? Igor, ci vuoi parlare un po' di questo 39esimo congresso e poi proprio dell'Associazione Radicale, che da poco si è tenuto il congresso, giusto? Sì. Sì, il congresso dell'Associazione Radicale delle D'Aglietta si è concluso la settimana scorsa, se ben ricordo, il 15esimo congresso dell'associazione, che è nata nel 2000, lo stesso anno in cui è morta Adelaide D'Aglietta, e quest'anno mi hanno eletto presidente dell'associazione. L'associazione Aglietta, per la verità, in questi 10 anni si è sempre occupata, oltre che di tematiche locali, anche di tematiche transnazionali, in particolare con me, con Giulio Manfredi e con altri compagni, concentrandosi soprattutto sulle questioni relative alla Russia, alla politica russa, alla democrazia in Russia, in Russia e tutto quello che concerne il grande scacchiere ex sovietico, senza dimenticare appunto la Cecenia. E poi abbiamo fatto sempre iniziative anche relative al Tibet. Sì. Storicamente abbiamo ricevuto anche le visite di importanti personaggi del Parlamento tibetano proprio presso la nostra associazione, e da poco tempo ci stiamo occupando in modo approfondito del Venezuela, grazie alla nostra compagna Blanca Brisegno, che conoscete già, che è un'attivista della democrazia contro il regime di Chavez, che ci sollecita settimanalmente su questo, giustamente perché il Venezuela è effettivamente uno dei perni dello scacchiere internazionale, quello scacchiere, diciamo, negativo per la democrazia e per il diritto. Rispetto al congresso, direi che per guardare per ora il bicchiere mezzo pieno, ci sono tante partecipazioni, un congresso colorato, bello, tante persone che arrivano da tante parti del mondo che ci raccontano, tra virgolette, le loro disgrazie, le violazioni dei diritti che subiscono i loro paesi. La difficoltà è sempre quella di riuscire a trovare un filo conduttore che possa condurre ad un'azione comune tutte queste istanze che riceviamo, perché è ovvio che i radicali non possono farsi carico di ciascuna di quelle istanze. Igor, a questo punto si parla di diritti civili che sono diritti intramontabili, anche se sembrano acquisiti sotto un certo punto di vista, però invece vediamo che anche in Italia, l'ultima è stata quella del divieto delle manifestazioni a Roma. Pensi che il diritto al manifestare, il diritto di parola, possa essere in pericolo in un paese democratico? Io direi che i nostri ragionamenti, i ragionamenti di Pannella sulle democrazie, sui mali della democrazia attuale, lui parla della democrazia reale, sono mali di cui dobbiamo farci carico, e per la verità sono mali di cui ci siamo fatti carico in questi 50 anni di lotta. E quindi anche in Italia, anche in Europa, esiste una difficoltà rispetto al diritto di parola, che io vedrei non tanto nel diritto a manifestare, perché è pur vero che ci sono delle limitazioni, ma è pur vero che non si può dire che in Italia non vi sia in modo diffuso un diritto alla manifestazione, però non c'è diritto di parola, perché ci è precluso, sono preclusi ai radicali, ma non solo ai radicali, a questo congresso per esempio, che porta istanze di tantissime comunità in giro per il mondo, è preclusa la parola, perché vengono qua, parlano a noi, ma mancano gli organi di informazione, manca la diffusione di quella parola sulla stampa e sulle televisioni, perché, lo diciamo sempre, diventa un po' una filastrocca, ma lo voglio ripetere, Umar Kambiev della Cecenia ci diceva: è grazie all'informazione nei paesi occidentali e grazie all'informazione in Italia su quello che accade in Cecenia che si può arrivare a una soluzione per la Cecenia. Se c'è assenza di informazione, beh, a quel punto in qualche modo anche i paesi occidentali diventano complici del massacro ceceno. Vale per la Cecenia, vale per tutti. Certo, Igor. Igor, un'altra domanda inerente sempre al 39esimo congresso. Si parlava poco fa di diritti come quello di parola, ma diritti d'altra natura, come quello anche al scegliere l'autodeterminismo, il fine vita o il diritto stesso al accedere a determinate cure. Pensi che il tema dell'antiproibizionismo, che capeggiava come slogan a 2 congressi fa dei radicali italiani, sia una battaglia intramontabile da estendere non soltanto in Italia ma anche in Europa? Ma io credo che sia da estendere nel mondo. L'antiproibizionismo, che noi abbiamo declinato in modo evidente all'inizio rispetto alla questione delle droghe, è
un'impostazione liberale, se vogliamo, cioè essere antiproibizionisti rispetto ai comportamenti personali, non parliamo ovviamente legalizzate l'omicidio, no, è chiaro che questo non c'entra, no? Però rispetto ai comportamenti miei, di che cosa assumo, di che scelte sessuali faccio, di che cosa scelgo per la mia vita e per la fine della mia vita, nessuno Stato può imporre la sua scelta a me come a ciascun altro cittadino. Quindi un comportamento antiproibizionista è un comportamento, io credo, liberale e libertario, e debba essere questa una luce che i radicali devono continuare a seguire in Italia, in Europa e nel mondo, pur nella loro difficoltà, perché siamo in pochi, non abbiamo soldi, però questa è una questione che ci distingue da tutte le forze politiche italiane e direi da quasi tutte le forze politiche europee, e questo dobbiamo continuare a farlo. Un'altra battaglia che in questi giorni, come le altri, ci vede protagonisti è quella sull'amnistia. La situazione delle carceri non è tragica solo in Italia, ma è tragica in molte parti dell'Europa e nel mondo. Però in Italia, paese in quale viviamo, c'è una grande esigenza non tanto di amnistia proprio come svuotamento delle carceri, perché passa questo messaggio molte volte, quanto di legalizzazione e di libertà che invece vengono levate a una persona detenuta e anche a coloro che svolgono invece i supervisori nei carceri. Ma delle cose che abbiamo sentito in questo congresso possiamo dire con certezza che esistono situazioni nel mondo di carceri che sono anche peggiori della situazione italiana. Non vi è dubbio però che per un paese che si dice sviluppato, per un paese occidentale che si dice all'avanguardia, la settima economia del mondo, via dicendo, quella situazione che noi oggi viviamo con quasi 70.000 detenuti a fronte di 45.000 posti, una situazione che vede nelle carceri gli sfigati d'Italia, gli immigrati che coprono credo un terzo della popolazione carceraria, i tossicodipendenti, e torniamo alla questione dell'antiproibizionismo di prima, tendenzialmente le fasce molto basse della popolazione anche dal punto di vista del reddito sono nelle carceri italiane, gli altri si pagano gli avvocati e si conquistano prescrizioni che sono l'amnistia di classe. Questa è la realtà italiana, che vede anche quasi metà dei carcerati in attesa di giudizio, quindi innocenti per la Costituzione italiana. L'aggravante dell'Italia io credo sia l'ipocrisia, perché le forze politiche che ben conoscono, o almeno quelli nelle forze politiche che ben conoscono questa situazione, non si espongono perché immaginano che esporsi su questo tema, sulle carceri, chiedendo l'amnistia, chiedendo giustizia giusta anche per coloro che stanno nelle carceri, non porta voti, anzi magari fa perdere dei voti. Beh, se continuiamo a fare una politica che guarda alle elezioni che ci sono fra un anno e non sappiamo guardare a riforme che possono innovare e migliorare lo stato di salute dell'intero paese, quindi cominciando da una delle situazioni più drammatiche che sono le carceri, abbiamo la differenza tra chi fa il politicante e chi vorrebbe fare lo statista. I radicali credo che in questo sono degli statisti, purtroppo non hanno parola e non hanno il seguito che dovrebbero avere. Igor, depenalizzare quindi in questo caso alcuni reati che purtroppo sono entrati in vigore con alcune leggi tipo la Bossi-Fini o la Fini-Giovanardi, che hanno riempito le carceri, che hanno aggravato i costi della giustizia e i costi della politica? Beh, depenalizzare in Italia, diciamo, noi non abbiamo mai additato Berlusconi come il male d'Italia, diciamo che è stato un passaggio molto grave, in qualche modo l'apice del male della partitocrazia, che però è stato costruito in decenni prima di Berlusconi, ma è pur vero che questo governo ha dato una risposta penale a qualsiasi situazione, cioè abbiamo nel nostro codice penale la galera per chi crea le valanghe, ma sono state inserite cose molto più che ovviamente non ha portato in galera nessuno fino ad oggi, no? Però ci sono state situazioni tipo l'inserimento della violazione del codice penale per chi è clandestino in Italia, che sono delle cose totalmente assurde e che hanno avuto il male di riempire le carceri da una parte, e dall'altra, anche se non ha portato persone in carcere, di emarginare totalmente quelle persone, perché ormai devono per forza fare un
un percorso totalmente al di fuori della legge e della legalità, perché se vengono pescati rischiano appunto la galera. Tutto questo in Italia è una realtà, e quindi certo depenalizzazione per i reati collegati alla droga, depenalizzazione per tutte le questioni legate all'immigrazione clandestina, e poi amnistia per liberare le carceri. Amnistia non vuol dire tutti fuori, vuol dire che per determinati reati e per persone che appunto non hanno commesso reati gravissimi si possa pensare di uscire dalle carceri, ma non semplicemente per mettere una toppa e poi magari fra 3 anni ritrovarsi con le carceri piene, ma amnistia per risolvere un'emergenza e affrontare una riforma della giustizia e una riforma del sistema carcerario, che deve essere affrontato in modo pragmatico, guardando a quanti posti ci sono e non dando una risposta col carcere a tutte le problematiche che ci sono, perché questa risposta non risolve i problemi. Certo, Igor. Dove possiamo trovare informazioni per quanto riguarda l'associazione radicale Aglietta? Un indirizzo internet, non so, un'informazione logistica? Dove vi trovate a Torino? Allora, a Torino noi ci troviamo praticamente tutte le settimane nella nostra sede. Siamo una delle poche associazioni che ha una sede sua, che si paga con difficoltà, che è in via Botero 11/F, una traversa della principale, della centralissima via Garibaldi. Al nostro congresso abbiamo scritto nero su bianco che quest'anno o raggiungiamo 200 iscritti o l'associazione chiude, proprio perché o siamo capaci di autofinanziarci come siamo stati capaci in questi 10 anni, o non ha ragione d'essere l'iniziativa radicale, e anche questo ci differenzia noi radicali dalle altre forze politiche. Abbiamo un sito che è www.associazioneaglietta.it, dove trovate tutte le iniziative collegate certo all'iniziativa torinese e piemontese, ma sempre anche ovviamente all'iniziativa dei radicali, perché l'associazione Aglietta ha per statuto il dovere statutario di riportare sul territorio piemontese l'azione dei radicali, e ovviamente tutte le iniziative che riguardano anche il transnazionale. Anche quest'anno il nostro presidente onorario è Vanida Tepshuvan, che è presente a questo congresso, leader del movimento per i diritti dei laotiani. Siamo contenti dell'onore che ci ha fatto anche quest'anno, e quindi l'invito che faccio a tutti è ovviamente iscriversi al Partito Radicale Transnazionale, ma anche all'Associazione Radicale della Aglietta. Quindi con queste premesse per il 2012 vi ringraziamo Igor Boni, presidente dell'Associazione Radicale Aglietta, che è un'associazione transnazionale a tutto tondo, e vi invitiamo a visitare le nostre pagine web, dove troverete queste e altre interviste realizzate all'interno del 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale. Grazie a tutti e grazie a te, Igor. Grazie a voi.